Che cosa si inventa? Si inventa l'ennesimo governo d'emergenza, cioè un governo di larghe intese, ancora una volta. Pensate a quest'uomo che cosa gli tocca fare. Ma poveretto, aspetta, guarda, dopo mi che fa gli, una pena. Gli chiedono, sto per piangere. Gli chiedono in ginocchio, non versare lacrime che sarebbero di coccodrillo, e gli chiedono in ginocchio ricandidarsi al Quirinale perché non riuscivano a mettersi d'accordo. Impallinavano. Ma quest'uomo è lui qua, violentato dai partiti. Ho visto una storia completamente diversa. Non mi stupisce. Pure abbiamo vissuto nello stesso paese. Aspetta, sì. Prima che tu la racconti, siccome oggi Napolitano ha detto anche che non c'erano alternative a Renzi, no? Grillo invece sempre oggi ha detto che doveva dare l'incarico a lui, Napolitano. No, semmai Grillo dice che voleva l'incarico la volta prima, cioè dopo le elezioni, visto che l'unico partito che poteva dire di avere vinto le elezioni erano i 5 Stelle, visto che erano passati da 0 a 9 milioni di voti. Sì, ma con chi lo faceva il governo Grillo? L'incarico sarebbe immediatamente fallito, cioè avrebbe avuto un incarico che non avrebbe trovato nessuno allora sbocco. Che cosa sarebbe successo? Ma non sto mica dicendo... Io voglio capire però, io sto cercando di spiegare che cosa ha detto Grillo oggi, non che io lo condivida, Secondo me, quello che è successo in questi 3 anni che tu hai riassunto in quel modo è completamente diverso. E che cosa sarebbe successo? Berlusconi è caduto perché non aveva più i numeri. A quel punto si dovrebbe fare come si fa nelle democrazie, come hanno fatto in Spagna, trovandocisi benissimo, tra l'altro, e cioè andare a votare per chiedere ai cittadini italiani a chi bisognava far pagare la crisi che stavamo vivendo. Invece Napolitano, che è, diciamo, ideologicamente, direi antropologicamente contrario alle elezioni, perché scompaginano sempre i piani che lui ha, e infatti di solito ma gli elettori... Lo descrivi come un sovrano che sì, manovra... Sì, lo descrivo come un sovrano, Io penso che lui si senta il re d'Italia e che si stia domandando dove andrà l'Italia adesso che lui non ci sarà più. Purtroppo gli anziani hanno questa tendenza a pensare di essere indispensabili, è per questo che esiste l'istituto della pensione. Non pensa così tanto che si dimette. Allora, lui si è inventato un governo che, come hai detto tu, ha seguito le politiche del rigore, certo, eccetera, sulle quali io non tutti discuto. Le hanno seguite. Sono fallite completamente, ma io non discuto. Le hanno seguite tutti. Non lo potevamo sapere prima. Il problema è che le avrebbero dovute scegliere gli elettori italiani, quelle politiche, perché c'era anche un altro modo di affrontare la crisi, che è alternativo a quello che invece abbiamo imboccato con un governo che Napolitano si è inventato e che poi formalmente aveva l'appoggio del Parlamento. Ci mancherebbe altro, se si andava a votare Berlusconi veniva asfaltato nel 2011 e lui lo ha salvato dall'asfaltatura. Non solo, ma noi l'anno scorso siamo andati a votare. Scusami, perché ci deve essere un motivo, perché se no tu stai descrivendo un delitto senza movente. Il suo disegno personale, che è quello delle larghe intese nell'interesse delle grandi autorità europee, di cui lui è il garante, al di fuori completamente di quello che è scritto nella nostra Costituzione, perché nella nostra Costituzione è scritto che il popolo è sovrano. Il popolo è talmente sovrano che l'anno scorso ha votato contro le larghe intese, dando una legnata, 6 milioni e mezzo di voti in meno a Forza Italia, e un'altra legnata, 3 milioni e mezzo di voti in meno, al Partito Democratico, perché avevano fatto le larghe intese. E Monti, che sembrava sto gran cavolo, ha preso il 9%, assommando in più Casini e Fico. E c'era una cosa chiara dalle elezioni, era che gli italiani non volevano le larghe intese e volevano cambiare. Qual è il risultato che ci ha consegnato Napolitano? 3 mesi dopo, che lui si è ripresentato smentendo tutto quello che aveva detto fino al giorno prima, ragion per cui nessuno dovrebbe più credere alla sua parola. Sì, cioè ogni volta che parla Napolitano la gente dovrebbe mettersi a ridere, perché dopo le bugie che ci ha raccontato sul fatto che non si sarebbe fatto rieleggere, nessuno gli dovrebbe più credere. Vorrei arrivare alla conclusione. E in più ci ha rifilato di nuovo le larghe intese, sì, no? Che gli italiani avevano bocciato. Rispondimi, perché punto Machiavelli potrebbe dire: ma hanno funzionato. No, risultato, un fallimento manca totale. Un se tu vai a prendervi, manca un passaggio. Se voi andate a prendervi il discorso di insediamento di Napolitano ad aprile Travaglio dell'anno scorso, manca un e tutti gli obiettivi che lui aveva dato al Parlamento, non ce n'è uno che si sia realizzato. Legge elettorale, riforme costituzionali, zero, assoluto zero.
Allo scorso di Travaglio funzionerebbe se non ci fosse un piccolo sassolino nell'ingranaggio che gli ha scombussolato completamente lo scenario. Marco, a chi gliel'ha scombussolato? A te, il tuo scenario non funziona, sai ma perché? Ma io sto descrivendo perché quello che è successo. No, il tuo scenario non funziona, sai perché? Perché tu dici, ha voluto le larghe intese. No, c'è un passaggio prima. E cioè il fatto che quando Bersani è andato, perché le larghe intese nascono da quello, quando Bersani è andato da Monsieur Grillo a dirgli, beh, facciamo un governo insieme, no, è venuta fuori una roba pietosa che non si è potuta fare perché Grillo non ha mai voluto fare il governo. Bersani non ha mai detto a Grillo facciamo un governo insieme. Ma insomma, su questo quello streaming che abbiamo visto. Su questo mi spiace. No. Bersani alla festa dell'unità ha detto io non volevo fare il governo con Grillo, non sono mica matto. Io volevo fare il mio governo monocolore di minoranza e volevo che i 5 Stelle mi dessero i voti. Ma tu puoi chiedere un voto? Tu puoi chiedere a un partito che ha modo di fare il governo con Mi lasci parlare? Prego. Tu puoi chiedere a un partito che ha preso il tuo stesso numero di voti? Guarda, io ci metto i ministri, io ci metto il programma, io faccio il premier, tu mi dai i voti. Ma scusa, tu che cosa gli risponderesti? Gli risponderesti quello che gli hanno... È andata esattamente così, in diretta streaming. Voleva fare un governo di minoranza con i 5 Stelle che uscivano dal Senato per fargli passare il suo governo. Questo lo ha detto Bersani alla festa dell'unità. Basta controllare su YouTube, se non ti fidi. No, basta che tu controlli anche quello che lui gli ha proposto. Si è presentato col programma e coi ministri e da Grillo voleva i voti. Grillo non è mica male. Bersani voleva fare un governo con un partito che aveva i suoi stessi voti, doveva dire il premier non lo posso fare né io né uno dei 5 Stelle. Lo può fare uno che ci mette insieme e infatti l'occasione si è verificata col Presidente della Repubblica, bastava che il PD votasse Rodotà e immediatamente dopo sarebbe nato quel governo, magari sarebbe durato 6 mesi e avrebbero fatto allora la legge vogliamo dire che con il se e con il ma è un po' difficile adesso decidere quello che sarebbe successo così. Qui ci sono le raccontare balle quanti balle non se ne raccontano, l'importante è non raccontare che Napolitano è stato costretto a essere rieletto, perché queste sono balle assolutamente. Mentre ecco, Marco Travaglio, il 40% degli intervistati in Demopolis, abbiamo visto, ha detto che il comandamento più urgente da riscoprire in Italia è non rubare. Il 40% è tanto o poco? È poco. È poco. Il 40% è poco, ma in Italia forse è addirittura troppo. Se noi pensiamo che secondo l'Agenzia delle Entrate gli evasori fiscali sono 11 milioni, cioè un terzo dei contribuenti italiani, ci rendiamo conto che questa è la ragione poi per cui continuiamo a chiamare furbetti gli evasori fiscali. Gli evasori fiscali sono dei ladri, perché rubano a quei poveri pirla che pagano le tasse o perché sono buoni o perché sono costretti in quanto lavoratori dipendenti o pensionati, ma noi continuiamo a chiamarli furbetti perché sono troppi per chiamarli ladri, ed è la ragione per cui non c'è governo di destra o di sinistra che faccia qualcosa di serio contro l'evasione fiscale. Ho paura di perdere consenso. Assolutamente, 11 milioni di persone significa che ti fanno vincere o perdere le elezioni se li tocchi o li accarezzi. Allora siamo senza speranza. Sono parzialmente d'accordo. Bisogna rendere poco conveniente il furto. Finché è così conveniente è impensabile che ci sia un recupero dei comandamenti. Bisogna costringere la gente a recuperarli per paura della punizione. C'è una quota... raddoppiare le pene, non c'è niente da fare. C'è una quota di evasione che però, attenzione, è dettata da un fisco tiranno mai visto. Noi abbiamo la pressione... Il fisco è tiranno proprio perché c'è l'evasione. C'è una pressione fiscale reale sulle imprese del 68%. Ma proprio perché c'è l'evasione. Tutti pagheremo un po' meno tasse. Io sono uno di quelli che... Figurati, sull'evasione sarei durissimo, ma se non si riforma il fisco e lo si rende rispettoso anche del contribuente, e allora tu non avrai mai risultati. Adesso pare quindi che attenzione, la nuova di questi 11 milioni ce n'è una parte, secondo me, che pagherebbe volentieri tutto. Devo chiudere, grazie. Grazie Marco Travaglio, grazie Mario Secchi.